Mentre si lavora al censimento dei clochard di Roma, è stato inaugurato un nuovo presidio solidale di sostegno per i senza fissa dimora. Antonio Scoppettuolo. A Roma ci sono almeno 12.000 senza dimora. Di questi 12.000 senza dimora, il 3-4%, che a Roma sono 300-400 persone, hanno dei gravi problemi psichiatrici, che significa che non accettano l'assistenza. Un servizio psichiatrico per gli invisibili con medici volontari ai quali rivolgersi è la nuova iniziativa di Binario 95 in collaborazione con Ferrovie dello Stato e Caritas. Spesso chi vive condizioni di estremo disagio non riesce a chiedere aiuto, così anche gli operatori che intercettano coloro che hanno bisogno possono indirizzare il paziente al presidio. Lo scopo è creare un ponte tra il mondo della strada e l'istituzione per la gestione di problematiche psichiatriche di persone che volgono in situazioni di condizione di marginalità estrema. Lo scopo quindi è fare rete e creare un accordo tra i diversi servizi che già ci sono sul territorio. Tutta la collaborazione che stiamo dando da 20 anni, come avete sentito, in 18 help center, 2500 metri quadrati e attività che tutti i giorni portiamo avanti, sono l'esempio che Ferrovie dello Stato intende continuare a collaborare esattamente più e meglio di come ha fatto finora.